Una buona serata, buona domenica come sempre, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6, oggi piatto forte ovviamente la Serie D con il derby tra Vastese e Pineto. È stata una giornata positiva per le nostre abruzzesi, ha perso solo il Pineto ma come detto era impegnato nel derby contro la Vastese, quindi va bene per la formazione aragonese, va male per quella biancazzurra, vittorie anche per Notaresco e Castelnuovo rispettivamente contro Fiuggi e Agnonese, finisce in parità ma è un buon pareggio quello del Giulianova a Tolentino, il tutto aspettando le 20:30 perché il Teramo, che oggi era impegnato contro la Casertana alle 17:30, partita che è stata posticipata alle 20:30, tra poco vedremo anche il motivo per cui è stata rinviata la partita, ma d'altronde lo sapete già, c'era un caso sospetto di positività al Covid-19 all'interno della rosa della Casertana. Nel pomeriggio eseguiti nuovi test, la Casertana ieri aveva chiesto di posticipare l'inizio dell'incontro, posticipo che poi è stato effettivamente accordato dalla Lega Pro e dal Teramo, quindi si parte alle 20:30. La notizia di oggi è che è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi sono risultati tutti negativi i giocatori a disposizione di Federico Guidi, tranne uno che è stato definito un tampone inconclusivo, quindi a logica non ha dipanato tutti i dubbi, e allora il giocatore è stato posto in isolamento, così come nelle procedure da protocollo, e ovviamente non farà parte della gara di questa sera, che ovviamente seguiremo fino alle 21 dal Bonolis con Ania Cantagalli. Ma adesso concentriamoci soprattutto sulla Serie D. Innanzitutto do la buona serata ad Andrea Costantini in redazione, che oggi vi ha raccontato lo sviluppo delle partite. Ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora, vediamo subito i risultati e le classifiche, partendo con la Serie C e poi la Serie D, ricordandovi che per quanto riguarda la Serie C e la Serie B, in settimana ci saranno i rispettivi turni infrasettimanali. Martedì la Serie B con Venezia Pescara, e mercoledì ci sarà Potenza Teramo per la Serie C. Ternana Potenza 3-0, Viborese Paganese 5-2 nel pomeriggio, Bisceglie Palermo 2-1, Cavese Viterbese 0-2, e poi nel tardo pomeriggio Catanzaro Foggia 2-1, Turismo Napoli 1-1, alle 20 Virtus Francavilla Catania, come detto alle 20:30 ci sarà Teramo Casertana. Avellino Juve Stabia è il posticipo di domani alle ore 21 in questo campionato dispari, in cui vedete c'è sempre una formazione che riposa, stavolta è il turno della capolista Bari, perché vediamo la classifica dopo 5 giornate di campionato, sono tanti asterischi, chiaramente molte partite da recuperare, quelle che non hanno giocato per esempio Bisceglie e Foggia con le rispettive avversarie. Per il momento Bari e Turris sono in cima a quota 10, 9 punti per la Ternana, 8 per la Vibonese, il Teramo a quota 7 raggiunto dal Catanzaro, ma come detto il Teramo deve ancora giocare questa sera. 6 punti per Avellino, Bisceglie e Juve Stabia, 4 per Monopoli, Potenza e Viterbese, 3 per Catania e Foggia. Vedete il Catania che è partito con 4 punti di penalizzazione, 2 punti per Casertana e Paganese, 1 punto per Virtus Francavilla, Cavese e Palermo. Vediamo in Serie D, Girone F, risultati e classifica. Anche qui c'era una partita che è stata rinviata, che è quella tra Matese e Aprilia, proprio a causa Covid, che si recupererà tra 10 giorni. Campobasso Monte Giorgio 2-0, Castelnuovo Agnonese 2-1, Cinzia Albalonga Castelfidardo 1-0, Notaresco Fiuggi 3-1, Recanatese Atletico Porto Sant'Elpidio 3-0, Tolentino Giulianova 1-1, Vastese Pineto 1-0, Vasto Girardi Rieti 1-0. Vediamo la classifica dopo 4 giornate di campionato, ovviamente con Matese e Aprilia che hanno una partita in meno. Campobasso Notaresco e Recanatese a quota 10, 9 punti per il Castelnuovo, 8 punti per il Tolentino, 7 per Vasto Gerardi e Cinzia Albalonga, 6 per Montegiorgio, Pineto e Fiuggi, 4 per la Vastese, 3 per il Matese, 2 per Giulianova, Castelfidardo, Rieti, Atletico Porto Sant'Elpidio, 1 per l'Aprilia, e ancora ferma al palo l'Olimpia Agnonese, che però in settimana ha cambiato
proprietà, ha cambiato assetto societario, c'è una nuova proprietà, tra gli altri nei quadri dirigenti c'è anche l'ex bomber del Cagliari, molti ricordano, non solo Cagliari, anche Roma, Roberto Muzzi. Vedremo come evolverà la situazione in casa altomolisana. Chiaramente una formazione, quella che è scesa oggi a Castelnuovo e che ha giocato le prime giornate di campionato, che sarà molto diversa rispetto a quella che vedremo. Io direi, ricordandovi sempre che potete interagire con noi al 392-623-7060, WhatsApp, SMS, e che potete, qualora lo vogliate, anche commentare sotto la nostra diretta Facebook. Andrea, prima di andare a vedere il primo servizio della serata, che è quello tra Notaresco e Fiuggi, con la vittoria del Notaresco per 3-1, se riproponiamo la classifica, ti chiedo, dopo 360 minuti, io in matematica non sono un fenomeno, quindi ho dovuto fare 9 per 4, dopo 360 minuti, se questa classifica comincia già ad assumere quelli che saranno i rapporti di forza che vedremo nel corso del campionato, e chi sta un po' sopra le sue aspettative e chi sta un po' sotto. Sicuramente invece ci sono tre squadre che avevamo indicato. Scusa, io non ti sento. Allora provo a rimettere un po' a posto qui. Ecco, allora, ecco. Forse vediamo un po'. Io continuo a non sentirti. Mi sentite ora? Adesso sì, Andrea. Allora, le prime tre ritengo che siano tre squadre che ci aspettavamo, e quindi queste prime tre squadre stanno dove a mio avviso devono stare. Per quanto riguarda il Castelnuovo, io mi aspettavo potesse essere una sorpresa e sta facendo molto bene. Se devo trovare qualche squadra che è un po' in ritardo, la Cinzia Albalonga rispetto alle attese sta un po' faticando. Anche oggi ha battuto il Castelfidardo soltanto alla fine 1-0, però una squadra che ritengo uscirà fuori e darà molto fastidio per la parte alta. E poi Pineto e Fiuggi, che secondo me hanno la forza per stare più vicine alla vetta. È chiaro che il Pineto ha perso oggi e si è staccato da Campobasso, Notaresco e Recanatese. Il campionato è lungo, però insomma, due vittorie e due sconfitte, dal Pineto ci si può attendere di più. Ha perso uno scontro diretto alla prima giornata, ha vinto alla fine con il Castelnuovo, e oggi ha perso, e da quello che raccontano le cronache, anche il servizio, in maniera anche piuttosto meritata, a Vasto. Quindi insomma, dal Pineto è lecito attendersi un campionato d'avanguardia, quindi mi aspetto che possa stare più su. Invece per quanto riguarda la parte bassa, anche lì diciamo che più o meno le cose vanno come mi aspettavo, soprattutto con le difficoltà dell'Agnonese, che è partita con notevole ritardo. Allora, cominciamo il giro dei servizi, partiamo proprio dall'Abruzzese, che è più su in classifica, il Notaresco che batte 3-1 il Fiuggi, e ci sono state anche tante polemiche arbitrali, alcuni episodi, poi li vedremo nel corso del servizio, uno lo commenteremo in particolare, servizio di Roberta Di Sante. Il Notaresco conquista i primi tre punti della stagione al Savini, battendo 3-1 l'Atletico Fiuggi di Incocciati, in una gara combattuta e condizionata dagli episodi che al termine faranno parlare entrambi i tecnici di arbitraggio inadeguato. Fin dalle prime battute la gara è viva, con le due squadre che giocano a viso aperto. Approccia bene il Notaresco, che al quarto sfiora il vantaggio con il diagonale di Banegas, che lambisce il palo e termina sul fondo. È il preludio all'1-0 che si concretizza un minuto più tardi, quando Dos Santos da due passi costringe al miracolo Spadini, con Marchionni pronto a ribadire il tapin vincente che vale il vantaggio locale. Gli ospiti, oggi in tenuta gialla, si fanno vedere al 12esimo con Forgione, che riceve palla sulla destra e prova la girata, ma la conclusione è centrale e Shiva può bloccare. È comunque il Notaresco a farsi preferire nella prima mezz'ora di gara. La squadra di Epifani al 19esimo sfiora il raddoppio, azione corale dei rossoblù con Lattarulo e Marchionni che scambiano sulla destra, il cross dalla parte opposta per Banegas, che rimette in mezzo dove frulla per pochissimo, non trova la girata
girata vincente con la sfera che sfiora il palo. Ancora Frulla protagonista al 32esimo quando direttamente da calcio d'angolo scheggia la parte superiore della traversa. Brividi per il Fiuggi che però proprio nel momento migliore dei locali trova il pareggio. Al 34esimo Forgione scarica al limite dell'area su Basilico, oggi inserito da Incocciati dal primo minuto in luogo di Melara. La gran conclusione a giro perfetta, fredda Sciva e si insacca all'angolino per l'1-1 ospite. Un minuto più tardi Lattarulo resta a terra dopo uno scontro con Papaserio che viene ammonito. Manipolo di giocatori attorno all'arbitro Eremitaggio che ammonisce anche Blando per proteste. In avvio di ripresa, Fiuggi ancora pericoloso con Basilico, oggi il migliore tra gli ospiti, che riceve palla defilato sulla destra e scaglia la conclusione dalla distanza che termina alta. Al quinto della ripresa, l'episodio che farà discutere. Eremitaggio sanziona un presunto fallo di mano in area di Rizzitelli sul cross di Marchionni con la massima punizione. Banegas dal dischetto si fa respingere col corpo da Spadini la prima conclusione, per poi ribadire in rete il gol del nuovo vantaggio rossoblù. Sulla scia dell'entusiasmo il notaresco ci prova altre due volte, al 13esimo con il diagonale di Ghiani che termina non lontano dal 7 della porta difesa da Spadini e 3 minuti più tardi con Lattarulo. I padroni di casa sembrano più incisivi sia sul fronte della manovra che su quello delle occasioni e al 20esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione Marchionni impegna ancora una volta l'estremo ospite che si salva con i piedi. Al 35esimo piove sul bagnato per il Fiuggi, con Tucci che è entrato da appena 2 minuti a rilevare Mazzotti, commette fallo su Simoncini e viene espulso. Rosso diretto e Fiuggi costretto in 10 per gli ultimi 15 minuti della contesa. Ora il notaresco in superiorità numerica trova più spazio in ripartenza e al 41esimo con Dos Santos c'entra il tris. Cancelli segue l'azione sul secondo palo con la sfera che termina in fondo al sacco per la gioia dei numerosi tifosi rossoblù. Finale incandescente con il bomber brasiliano che però viene espulso per un fallo su Bittaie, ripristinando così la parità numerica in campo. Il centravanti salterà la trasferta di Monte Giorgio di domenica prossima. Ultimo sussulto della gara al 50esimo quando Sciva compie un vero e proprio miracolo su Basilico da distanza ravvicinata. Il notaresco vince così meritatamente la seconda gara consecutiva della stagione e si porta a quota 10 punti in classifica. Resta a 6 invece l'Atletico Fiuggi, scavalcato oggi da Vasto Girardi e Alba Longa. Questo era un big match alla vigilia tra due squadre in salute, la gara di fatto lo ha rispecchiato, è finita 3-1 a favore del notaresco. Come hai visto la partita? Beh, lo dicevo poc'anzi, una partita bella da vedere, il primo tempo, un bel primo tempo, io parlo della mia squadra al cospetto di una squadra organizzata che insomma già l'anno scorso di questi tempi era prima in classifica incontrastata, quindi sapevamo di incontrare una squadra rodata, però noi insomma credo che abbiamo dimostrato comunque di non meritare questo risultato. Assegno la responsabilità, oltre che a me e ai miei ragazzi, perché poi alla fine l'abbiamo persa la gara, agli episodi che sono stati dettati da una mala interpretazione dell'arbitro, soprattutto per quello che riguarda l'azione del rigore nel secondo tempo, che era del tutto, secondo me, immeritato, ha fatto un errore madornale l'arbitro, quindi... E da lì poi chiaramente si è alzato un po' il livello del nervosismo, c'è stata un po' di confusione, però noi abbiamo continuato a giocare, abbiamo cercato di comunque andare al pareggio, ci eravamo quasi riusciti perché ci sono stati degli episodi, lo dicevano i suoi colleghi, che potevano rimettere in ordine le cose perché ci sono stati dei falli di mano evidenti dentro l'area di rigore, potevano essere comunque sanzionati, non è stato così e la partita via via è finita così come abbiamo visto. Gara già nel primo tempo un po' incandescente anche per un arbitraggio che ha permesso tanti falli, nel finale è stato anche un episodio un po' particolare, la palla non restituita.
Non è quello, perché quello è un po' figlio di ciò che è accaduto in campo, l'avete visto anche voi, cioè il pubblico si è avvelenato per tante situazioni, falli non fischiati, potevano essere interrotti anticipatamente dall'arbitro. Ripeto, secondo me, credo di non sbagliare, l'arbitro in questa occasione non è stato all'altezza della situazione, perché quando si incontrano due squadre di buon livello come questa ci vuole un arbitraggio che sappia tenere in mano la partita. Mister, la partita ha rispettato quello che si diceva alla vigilia, un avversario spigoloso come il Fiuggi, ma una grande interpretazione da parte del Notaresco, è partito subito forte e ha trovato subito il vantaggio. Ma questo ne sono contento, perché nelle partite fino ad oggi avevamo un piccolo difetto, è quello che il primo quarto d'ora partivamo sempre un pochettino a rilento. Oggi la squadra è partita veramente alla grande e abbiamo fatto una grande partita al cospetto di una squadra che lotterà lì davanti insieme a noi, perché non ci dimentichiamo che oggi abbiamo fatto una vittoria importante, perché abbiamo incontrato una squadra pari a noi, ma sono contento perché nonostante l'arbitraggio, che forse si lamentano loro, ma ci dobbiamo lamentare noi, perché ci devono essere delle espulsioni, hanno fatto forse il primo tempo 30 falli, quindi penso che la squadra invece nonostante tutto ha fatto una grande partita, il primo tempo bene, abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo preso gol, nonostante quello siamo rientrati in partita al secondo tempo alla grande. Sono contento, oggi sono contento perché per un allenatore vedere la squadra giocare in questa maniera, preparata in questa maniera la partita, e gli interpreti hanno fatto tutta la preparazione di quello che abbiamo fatto, sono contento. Quindi ho detto ai ragazzi che oggi era una partita che esulava dal campionato, non mi interessava la classifica, in questo momento non ci interessa niente, era una partita che per noi stessi doveva significare qualcosa di importante, e abbiamo fatto una grande partita. Successo dunque per il Notaresco 3-1, ma avete sentito tante recriminazioni arbitrali. Peraltro, signor Enrico Eremitaggio di Ancona, insomma, Andrea ha fatto scontenti gli uni e gli altri. Sì. Due cartellini rossi, quello su Tucci nella ripresa, per fallo su un giocatore del Notaresco, rosso diretto, poi il rosso a Dos Santos nel finale. Noi non abbiamo le immagini, perché chiaramente con una sola telecamera, spesso la telecamera riprende quello che sta succedendo, e se succede una cosa a 20 metri non è che c'è la possibilità di andare su tutto quello che accade, no? Avete visto le proteste, ecco, ci dicono fallo su Bittaje. Sì, Dos Santos avrebbe mollato un calcetto a Bittaje, due ex Avezzano peraltro, poi chiaramente non abbiamo la testimonianza con le immagini, però questo ha visto l'arbitro, e questa dunque sarebbe la motivazione dell'espulsione di Dos Santos, che è un'espulsione, io non so se poi è accaduto veramente questo, ma se così fosse sarebbe sciocca, perché sul 3-1 è in vantaggio di un giocatore a partita praticamente chiusa, si è fatto cacciare Dos Santos e rischia forse anche più di una giornata di squalifica. Dos Santos è un giocatore praticamente irrinunciabile, non è che ci sia un altro Dos Santos o giù di lì nell'organico del Notaresco, quindi è un'assenza che rischia di pesare per le prossime partite. Peccato, però sì, ho visto che poi l'arbitraggio ha fatto discutere anche il rigore che è stato concesso al Notaresco. Penso che si possa dire, anche se noi siamo abruzzesi e possiamo avere anche un occhio di riguardo, però nel rivedere le immagini il rigore non c'era. Oh, a proposito del rigore, perché io vedi che ero partito con i due rossi, ma avete sentito Incocciati, il calcio di rigore che è stato fischiato nella ripresa al Notaresco, che ha riportato poi in realtà in vantaggio il Notaresco, è questo che vediamo nelle immagini. Noi abbiamo fatto anche rallentato, avvicinato, fatto il fermo immagine, quindi abbiamo cercato di fare tutto quello che era nelle nostre possibilità. Il fallo di mano presunto è del numero 4 Rizzitelli, Francesco Rizzitelli. Ora, se andiamo avanti, ci dovrebbe essere, sì, è questo, con il fermo immagine. Effettivamente, allora, ok, andiamo avanti, perché tra poco ci sarà proprio il fermo immagine. Allora, innanzitutto, che diciamo, Andrea? Che il braccio è assolutamente attaccato al corpo.
Sì, ma in effetti la cosa che mi ha colpito è che l'arbitro, ma io non sono neanche sicuro che sia dentro l'area di rigore. L'arbitro, come noi, dovrebbe aver visto che il giocatore, ma questo è un caso di scuola, attenzione, ora non è che vogliamo sminuire la vittoria del Notaresco, me ne guardo bene, no, è assolutamente meritata, o si voglia prendere le parti ai Fiuggi, no, caso di scuola, possibile che come lo vediamo noi l'arbitro non abbia visto che il giocatore dei Fiuggi aveva le mani dietro la schiena unite, come viene detto ai giocatori di affrontare un eventuale cross o un eventuale tiro, cioè lo vedono tutti, è l'unico giocatore, è il più vicino alla palla peraltro, che ha le braccia dietro, quindi cosa deve fare? Non può mica segarsi il braccio, quindi già per il fatto che ha quella posizione il giocatore del Fiuggi va esonerato da qualsiasi responsabilità. Poi se ci mettiamo che evidentemente il tocco è anche fuori area, se proprio era fallo non io era sul neanche... dentro fuori area non ho proprio la certezza, però considerando un po' la posizione dei piedi, sì, la posizione del gomito, è anche secondario, che più o meno, cioè, è come quella del tallone che, sinistro, la cosa che più fa specie è che non si può concedere un fallo quando un giocatore mette le braccia dietro la schiena e le allinea al corpo, non estende il volume. Peraltro quest'anno c'è una valutazione meno espansiva rispetto allo scorso anno, è un errore clamoroso proprio perché il giocatore del Fiuggi assume la posizione che deve avere. Poi mettiamoci anche che a mio avviso è anche fuori area, perché lì addirittura col tallone è fuori dall'area di rigore e praticamente il resto del corpo, soprattutto le due braccia, a maggior ragione sono un po' prima, quindi se fosse fallo sarebbe punizione, però la cosa che fa più specie è che non si può punire un intervento del genere. Sì. Detto questo, meglio così per il Notaresco. Meglio così per il Notaresco, se vogliamo essere poco sportivi e essere un po' più, tra virgolette, tifosi, mettendoci un po' la maglia dell'Abruzzo, meglio così, però questo è un errore. Sì, assolutamente sì. Notaresco che, come avete visto, adesso perderà almeno settimana prossima Dos Santos. Oh, intanto, Andrea, ti faccio vedere... facciamo una piccola parentesi, perché come detto alle 20:30 inizia Teramo Casertana, ti faccio vedere le formazioni ufficiali. Teramo che, come era nelle previsioni, farà meno di Francesco Bombaggi, problema alla schiena per lui, e dunque adesso ad una rapida occhiata, se non erro non è neanche in panchina, no. Dunque il solito 4-2-3-1 di Massimo Paci. Lewandowski tra i pali, linea difensiva da destra a sinistra, Lasic, Piacentini, Iotti e Tentardini, Santoro e Arrigoni a centrocampo, e poi Ilari, Mungo, e quindi non Bombaggi, ma Mungo e Costa Ferreira alle spalle di Pinzauti, che si conferma in attesa che Gerbi sia al meglio, che Bonino abbia i 90 minuti, si conferma l'attaccante titolare di questa squadra. In panchina, secondo portiere Valentini, Trasciani, che ha rischiato di giocare qualora Piacentini non avesse recuperato, K di Francesco, Celentano, Birrigea, Di Matteo, Viero e appunto Bonino. Dunque, come vedete, Bombaggi sì convocato, ma neanche in panchina. Nella Casertana assenti Santoro e Fedato. Dunque, il 4-3 di Guidi è un po' rivoluzionato, perché Dekic va tra i pali, Aziosmanovic, Konate, Carillo e Setola sono i difensori, Valò, Izzillo e Bordin a centrocampo. Peraltro Bordin, qualcuno se lo ricorderà, scuola Roma, di cui si diceva un gran bene, che poi si è un po' perso però. Icardi, Cuppone e Matarese sono gli attaccanti. In panchina Zivkovic, Avella, Petito, Buschiazzo, Petruccelli, De Sarlo, Matese, Varesanovic e De Lucia. Come vedete, Fedato e Santoro non sono a disposizione. Ora, noi non sappiamo quale sia stato il tampone e non mi ricordo neanche, Maurizio mi fa vedere il comunicato stampa della Casertana, perché c'era proprio un termine che indicava che non ha dato un responso certo. Inconclusivo, eccolo qua, un tampone ritenuto inconclusivo, noi non sappiamo ovviamente, non è stato comunicato chi è il giocatore inconclusivo, però
vedremo. Certo c'è da dire che Santoro e Fedato, che sono due elementi importanti di questa squadra, non ci sono. Andrea. Sì, quindi si può ricondurre a questi due un'eventuale positività, però insomma noi non lo possiamo dare per certo finché non c'è un eventuale comunicato. È chiaro che sono peraltro due dei giocatori più importanti, al di là di Castaldo che manca, già aveva qualche assenza di troppo la casertana, perde anche questi due elementi, quindi non dico che sarà una partita facile per il Teramo, ma sicuramente Teramo, che in un'ottima condizione, ha la possibilità di monetizzare queste assenze della casertana. Vero è anche che nel Teramo manca Francesco Bombaggi, che era uno dei giocatori più in forma, e la grande opportunità di Mungo, ne abbiamo parlato in settimana, a Mungo sarebbero state concesse delle opportunità, le avrebbe avute, ed è subito arrivata a causa dell'assenza di Bombaggi. Contro la casertana lo scorso anno Mungo fece la sua partita migliore, 2 gol, 1 capolavoro, quindi corsi e ricorsi, e staremo a vedere se Mungo approfitterà di questa opportunità e magari diventerà un piccolo rompicapo per Paci, dovesse fare bene. Eh sì, queste sono le immagini dell'arrivo della casertana in un Bonolis di qualche minuto fa, ancora con le luci soffuse, ma tra un po' si accenderanno. Oh, Andrea, guarda, a proposito, noi insomma un po' di fortuna oggi l'abbiamo avuta, perché avevamo preso accordi con la Vastese, che ringrazio, per un collegamento con un giocatore. Tra tutto l'organico era stato scelto Michele Di Prisco, che saluto, che ringrazio. Ciao Michele, che è stato il man of the match del derby. Buonasera. Ciao Michele. Ciao, buonasera. Tra poco ti faccio, noi abbiamo atteso il tuo collegamento per farti vedere, rivedere il servizio della partita. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, tu aspettaci un attimo. Okay, andiamo in pubblicità, al rientro parliamo di Vastese Pineto con te, a tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, di nuovo buona serata a Michele Di Prisco, che è in collegamento con noi, c'è la pista della Vastese. Ciao di nuovo Michele, una buona serata qui in studio al nostro Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Che oggi ha seguito per noi Castelnuovo Agnonese. Intanto c'era un dubbio da casa. Su che cosa? Me lo fate leggere il messaggio per cortesia, grazie a tutta la squadra di TV6, Maurizio D'Aquila, Oris Bennato, Claudio Di Giacomo. Secondo me il gol del Fiuggi non è regolare, c'è un giocatore che disturba il portiere. Lo rivediamo, caro amico da casa, così ci togliamo ogni dubbio, perché io dico la verità, a velocità normale non ci ho fatto caso, quindi onde evitare, vediamo. Ma un po'. Ma mi pare sia oltre la linea di porta. Vediamo, perché io adesso a memoria non lo ricordo. L'azione si sviluppa, è un po' lunga l'azione, però tra un po' la palla arriva al numero 10, che è Basilico. Vabbè, no. Beh, oddio. 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 Io dietro la linea di porta non sicuro. Avevo visto prima e mi sembrava fosse oltre la linea di porta, invece non lo è, ed è praticamente attaccato al portiere. Anche sì, se poi Shiba non mi sembra se ne sia accorto, però è lì. Anche a livello di caso di scuola, anche qui, cioè, prima si può essere certi sul fatto che quello non fosse rigore, però qui io insomma ne discuterei, perché lui comunque è in campo. Io pensavo fosse al di là, e invece no, lui è in campo ed è a un metro da Shiba. Ed è Bittaglie, se non erro. Sì, sì, mi sembra lui, e quindi... Però non protesta nessuno. Nessuno, ma secondo me ha ragione Andrea, cioè Shiba si rende conto di avere un giocatore alle sue spalle, ecco perché non protesta. E questo potrebbe rendere la posizione passiva, quella di Bittaglie, però effettivamente è vicinissimo e vedete è anche nel rettangolo di gioco. Certo. Boh. Probabilmente una posizione passiva, però sarebbe da parlarne magari con qualche esperto. Ok. Michele, vengo da te. Intanto però ti faccio rivedere il servizio di Vastese Pineto, 1-0, sì, firmato per noi da Paolo Renzetti. E poi parliamo con te.
Va alla Vastese di misura il derby dell'Aragona dopo 90 minuti combattuti ed equilibrati soprattutto nel primo tempo, ma con una ripresa di marca biancorossa e che bastate ragazzi di Massimo Silva per portare a casa l'intera posta. Pineto da rivedere in una domenica storta che può anche starci. Avvio di gara con gli ospiti più intraprendenti ma con Di Rienzo mai seriamente impegnato. La squadra di casa prova ad agire in contropiede con la difesa ospite a fare buona guardia. La prima vera emozione arriva al 16esimo quando Bodo su punizione manca di pochissimo il bersaglio grosso e con la sfera che finisce a lato. Il match dell'Aragona è equilibrato con le due squadre a far gioco soprattutto a centrocampo. Con il passare dei minuti inizia a prendere maggiore coraggio l'11 biancorosso in una partita piuttosto avara di emozioni, con al 26esimo una buona opportunità per i locali sugli sviluppi di un angolo e la conclusione di Cardinale fra le braccia di Mercorelli. La risposta degli ospiti alla mezz'ora con Olcese che in area impatta male con il pallone calciando centrale. Si arriva così nella parte finale della prima frazione di gioco in cui però non accade praticamente nulla con lo 0-0 che accompagna le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa al secondo Bodo su punizione per i locali chiama alla parata a terra Mercorelli. La gara così come nel primo tempo resta bloccata. Al 12esimo Silva decide di giocare la carta Martiniello che prende il posto di Guarracino. Sarà una scelta azzeccata quella del tecnico di casa. La risposta di Amaulo arriva al 18esimo con l'ingresso in campo di Palumbo e di Giovacchino per Tomassini e D'Angelo. Al 18esimo Martiniello per i locali trova il gol che viene però annullato per fuorigioco. Passa un minuto e al 19esimo il neoentrato ci riprova e questa volta Mercorelli è decisivo a salvare porta e risultato. Più Vastese che Pineto nella ripresa con i locali in costante proiezione offensiva e così arriva puntuale al 32esimo il vantaggio della Vastese con un gran gol di Dvrisco che va ad infilare il pallone all'incrocio regalando l'1-0 alla sua squadra nel tripudio dello stadio Aragona. Brutto colpo per gli ospiti con i locali galvanizzati e vicini al 39esimo al 2-0 con il tiro di Altobelli che finisce sull'esterno della rete dando anche l'illusione del gol. Poi il finale e il lungo recupero che non regala altri sussulti con il Pineto che non riesce a reagire e con il successo della squadra del presidente Bolami che arriva al termine di una gara sicuramente positiva. Oh, poi sentiremo l'intervista. Intanto formalmente Stefano noi ci dovremmo alzare e toglierci tanto di cappello perché io non l'avevo visto, dico la verità, ho avuto la fortuna di vederlo solo Paolo Renzetti e Loris Bennato, ma Michele Dvrisco ha fatto un gol complimenti super. Perché ha fatto un bel gol super bel complimenti gol. Michele, grazie rivederlo il gol che fatto fa? No vabbè, l'avevo già rivisto 10 minuti fa perché stavamo aspettando le immagini. Sicuramente fa un bel effetto perché è partita bene. È partita bene, ma un giocatore ha subito la sensazione di quando il pallone. Sì, infatti, appena è partita la palla, subito l'avevo capito che stesse entrando. Michele, ci ha raccontato Paolo, che poi insomma è tornato poco fa in redazione, ci ha raccontato un po' la partita, ha detto primo tempo equilibrato, secondo tempo meglio la Vastese. Ha fatto un riassunto giusto di quello che abbiamo visto in campo? No, sì, assolutamente. Primo tempo molto equilibrato, ci siamo studiati a vicenda le due squadre. Loro una squadra molto organizzata, comunque hanno una rosa ampia e soprattutto di valore. Di conseguenza abbiamo dovuto preparare la partita su ogni minimo dettaglio e abbiamo cercato di fare insomma tutto ciò che ci ha chiesto il mister. E alla fine penso siamo stati diciamo fortunati a portare a casa il risultato, perché queste partite alla fine si sbloccano con gli episodi. Esattamente come una settimana fa un episodio vi aveva condannato a Fiuggi. Esatto, sì. È la classica, sai, quando fai la partita tutto bene eccetera e poi alla fine magari prendi gol e c'è il rammarico per aver fatto praticamente una buonissima partita però essere ritornati a casa a mani vuote. Ti chiedo che sensazione hai rispetto a questa Vastese, nel senso che anche vedendo magari, poi te la facciamo rivedere la classifica, ma sicuramente la conoscerai bene. Che tipo di velleità, di ambizioni può avere questa squadra secondo te in campionato? Ma sicuramente chi approda qui a Vasto sa che gli obiettivi della società innanzitutto sono sempre alti e puntano comunque ai vertici della classifica.
e quindi quando firmi qui devi sapere che ogni domenica devi scendere in campo e devi sudare la maglia e devi cercare di dare il massimo sempre, lottare su ogni pallone. Oh, ci sono degli episodi da Moviola, uno mi pare sicuramente che il gol annullato a Martiniello, lo rivediamo Maurizio? Io adesso non so, vado un po' come vedo le immagini, mi rendo conto, perché adesso non lo so, andiamo per ordine, sì, questo deve essere il gol, forse c'è questo contatto in area di rigore e poi il gol annullato a Martiniello, vediamo un po', forse è fallo in attacco, probabilmente fischiato prima, io non lo so, che cosa ha fischiato? No, l'arbitro praticamente ha fischiato fuori gioco, però noi ci siamo subito lamentati, perché praticamente il difensore, se vedi bene, anche quando impatta la palla è sempre davanti a Martiniello, cioè praticamente Martiniello, il difensore lo tiene sempre in gioco, vedi anche, sì, è Orlando impatta. Sì, infatti noi ci siamo subito lamentati che il gol era regolarissimo. Poi a un certo punto ci siamo fermati perché abbiamo visto l'uomo a terra. Abbiamo detto probabilmente il guardalinea ha alzato la bandierina per il fuorigioco. L'arbitro ha chiamato probabilmente il fallo qui di sfondamento. Ma non, alla fine non si è capito perché l'abbia annullato, fondamentalmente. Andrea, te che sensazione hai? Secondo me l'interpretazione di Michele è molto vicina alla realtà. Sì, può essere. Però penso che alla fine conti quello che ha deciso l'arbitro. Sì, alla fine sì. Se l'arbitro ha fischiato il fallo è anche quello l'evento che accade prima, perché c'è prima il contatto, poi c'è il colpo di testa e poi c'è l'intervento sotto porta, quindi evidentemente già qui è stato fischiato il fallo su Pepe. Bisogna capire quando fischiarlo. Sì. Però c'è da dire che l'arbitro, se Michele ci ha detto che fallo, lo fischia subito. Michele ci ha detto che l'arbitro ha fischiato il fallo, quindi direi io l'interpretazione, no, lui ha dato un'interpretazione, Andrea. Okay. Ha detto sì, fondamentalmente se fischi fallo lo devi fischiare al momento dell'impatto, fischi fallo, non dopo il gol se vuoi fischiare il fallo. Certo. Andrea, Stefano, no, scusa, non ti ho chiesto. Pensavo, no, a parte l'episodio, pensavo poi vista la vittoria, che questa era una vittoria che era nell'aria, no? Perché se risentiamo le parole di Silva di domenica scorsa a Porti Fiuggi, sì. È una squadra che sta crescendo. Tu l'avevi detto proprio settimana scorsa, te l'hai seguito la Vastese, sia a Rieti che a Fiuggi. Sì. E settimana scorsa, tornando da Fiuggi, hai detto: guardate che, l'hai detto anche il servizio, guardate che è una squadra in crescita. Certo, e si vedeva, è un risultato che era nell'aria, che doveva arrivare, è arrivata oggi in una partita difficile contro una squadra costruita, come ho scritto in un messaggio, costruita per vincere, quindi complimenti alla Vastese che sta crescendo, e forse per la prima volta in questi ultimi anni, quando parte per non essere ambiziosa, potrebbe fare bene. Andrea, tu sei d'accordo con questa interpretazione di Stefano? Cioè la Vastese è una squadra che magari quando non parte con i galloni di chissà quali obiettivi, poi è una squadra che probabilmente può avere delle ambizioni, delle velleità superiori, può questo, non subire non avere le pressioni e può fare meglio. Ma questa è una regola abbastanza generale, diciamo che negli anni scorsi la Vastese è sempre partita per fare un campionato importante e poi ha in parte deluso, magari fa il girone d'andata buono e poi crolla al ritorno o viceversa, ma le attese erano notevoli o comunque abbastanza alte. Quest'anno sicuramente ci sono minori aspettative perché la squadra è stata ricostruita, c'è stato anche quell'avvicendamento in panchina Govino, Silva prima dell'inizio del campionato, quindi è chiaro che non si sono create quelle attese da parte della tifoseria che normalmente pressa e spinge a Vasto, però è una squadra sbarazzina, peraltro io l'avevo vista contro il Pineto nel triangolare di qualche settimana fa con il Pescara, e nello scontro tra Vastese e Pineto, benché ci fossero delle seconde linee, la Vastese mi era piaciuta decisamente di più del Pineto, e quella mezza partita era finita 1-1. È una squadra, ripeto, sbarazzina, che deve fare un buon campionato senza chissà quali aspettative, e si potrà togliere delle soddisfazioni. Senti Michele, due considerazioni. Innanzitutto, poi ti salutiamo, ovviamente sei stato gentilissimo. Come arriva Michele Di Prisco a Vasto? Non ho capito. Come arrivi a Vasto?
A me ha chiamato il direttore Nicola D'Ottavio. Lui mi conosceva già in passato, avevamo avuto contatti, che mi aveva chiamato quando faceva il direttore sportivo all'Agnonese. E quest'anno mi ha chiamato e io sinceramente non ho esitato a firmare per una piazza così importante. Io vedo un po' la tua carriera, Nocerina giovanili, Brescia giovanili, Torino giovani, poi sei stato anche a Lanciano con l'Under 19, sbaglio? Sì, a Lanciano sì, quando faceva la B. Poi Aversa, Sorrento, Portici, Caronnese e Vastese, quindi insomma diciamo che tendenzialmente il barometro geografico è più spostato ovviamente verso sud. Come ti trovi invece qua con questo campionato di Serie D Girone F? No, sicuramente è un girone nuovo, avevo voglia anche di confrontarmi in un altro girone, quello del centro. L'anno scorso sono stato a Milano, metà campionato, poi prima della chiusura del Covid ovviamente, abbiamo fatto 6 partite solamente, però avevo voglia di confrontarmi anche in quest'altro campionato e quindi ho accettato subito la proposta del direttore e del presidente della Vastese. L'ultimissima, poi ti salutiamo, Aprilia, Agnonese, Castelfidardo, questi sono i prossimi 3 impegni, non impossibili, vediamo la vostra classifica perché insomma c'è la possibilità adesso di fare, non dico un filotto, ma quasi. Non sono 3 partite impossibili, Aprilia, Agnonese e Castelfidardo. Sì, solamente che noi mancano 2 punti, mi sa. Sì, perché non è ancora ufficiale l'esito del ricorso. Esatto. Perché mi non è ancora ufficiale, quindi finché non è ufficiale... Non danno l'ufficialità. Però dalle prossime 3? Le prossime 3 penso che... Guarda, io preferisco sempre pensare una partita alla volta, quindi... Ora ci godiamo questa serata, insomma siamo felici, siamo contenti di quello che abbiamo fatto un'ottima prestazione ed è giusto che stasera stacchiamo un po' la... Ma siete a cena, Michele? Ma siete a cena? Felici. Ma siete a cena? Che cosa? Siete a sì, cena. Siamo a cena dal ristorante del presidente. Ah ok, allora fai una cosa, magari gira la telecamera, facci vedere qualcun altro, magari un saluto. No, i ragazzi sono a tavola dentro. Ah, ok, loro stanno mangiando e te sei a digiuno. Allora facciamo una cosa, grazie Michele per essere stato con noi e complimenti ancora per il gol. Grazie a voi per la chiamata. Grazie, ti abbiamo portato fortuna, su questo non ci sono dubbi. Perché ci eravamo messi d'accordo. Ti chiamiamo più spesso, quando vuoi. Ciao Michele, grazie a Michele di Prisco, complimenti per il gol. Ci sentiamo adesso le interviste di Vastese Pineto, poi entriamo in clima Teramo Casertano. Le interviste di Vastese Pineto. Una vittoria meritata soprattutto in virtù di un grande secondo tempo. Possiamo dire che l'ingresso in campo di Martiniello ha cambiato il volto di questa partita? Beh, ma non solo, credo sia riduttivo un po' per la mia squadra, perché il primo tempo, quando loro all'inizio hanno espresso il loro potenziale, noi siamo stati bravissimi a fare muro e a ripartire, e quindi il merito di tutta la squadra, devo dire una grande prestazione, culminata finalmente con una vittoria meritata, ma devo dire anche le altre partite avevamo fatto bene, però quando non si vince poi non si può parlare tanto, quindi oggi sono molto contento per i ragazzi. Il Pineto con le sue individualità, che ci credevano sicuramente, però oggi dico che siamo stati più bravi noi forse. Cosa cambia, se cambia qualcosa, questa vittoria per voi a livello morale oltre che di classifica? Beh, noi ci proietta sicuramente in un morale, in una consapevolezza diversa della squadra, anche se io vedendo gli allenamenti ho sempre visto questa voglia, questa forza, però ci proietta più alti, poi se dovessero arrivare anche i 2 punti in settimana dell'altra partita, insomma anche la classifica diventa veramente interessante. Abbiamo approcciato bene la partita, in primi minuti abbiamo preso le redini del gioco in campo, però come ho detto in intervallo eravamo poco cattivi gli ultimi 16 metri.
nella seconda frazione invece siamo abbassati un po' troppo, non siamo riusciti più a imbastire il nostro gioco, abbiamo subito ecco, l'aggressività della Vastesse che ha fatto un ottimo secondo tempo e secondo me ha vinto con merito. E oggi qualche problemino in organico ne avevamo, qualcuno non era al meglio della condizione, quindi dovevamo dare qualcosa in più tutti quanti. Sapevamo che la Vastesse è un'ottima squadra e qui sarà difficile fare risultato per tante squadre, però noi dovevamo fare meglio e quindi non cerchiamo alibi, giustificazioni. Abbiamo fatto bene il primo tempo, però non siamo stati cattivi e determinati gli ultimi 16 metri perché magari qualcosa abbiamo creato. Nella seconda frazione abbiamo subito ecco, l'agonismo e l'aggressività della Vastesse, questo ha fatto sì che la Vastesse ha vinto con merito. Mi auguro sia una settimana in più, già recuperiamo Giarcelluti che era squalificato, quindi oggi come esterni di ruolo avevamo un po' qualche problema, infatti si è visto e quindi già vabbè, Giarcelluti lo recuperiamo, ecco, vediamo recuperare le condizioni migliori di Tomassini, di Palumbo, di qualche giocatore importante. Siamo all'inizio, sappiamo che dobbiamo lavorare, peccato perché venivamo a due vittorie consecutive, mi aspettavo una diciamo voglia e intraprendenza in più dalla squadra, perché quando viene due vittorie devi avere un po' quell'entusiasmo, quella carica agonistica e anche quella spavalderia per fare una partita importante, cosa che non abbiamo fatto. Mi dispiace, mi auguro che sia stato un episodio. Oh, queste erano le interviste. Peraltro, Stefano, andiamo adesso un attimo in casa Pineto. Sì. Pineto che in quattro partite ha giocato tre derby, ne ha persi due con Notaresco e Vastese, ha vinto uno con il Castelnuovo. Anche te, come dice Andrea, vediamo la classifica, è vero quello che dice Amalo, siamo ancora all'inizio, però probabilmente poi quando un po' all'inizio si perde l'abbrivio, poi recuperare non è mai semplice. Poi pesano questi punti persi, no? Nel proseguo del campionato. Purtroppo i derby fanno, vincere un derby fa anche morale, ti fa allenare in settimana con un piglio diverso, no? Ti fa prendere ottimismo durante la settimana, poi quando le partite le affronti in una maniera diversa. E la sconfitta di oggi, poi con una Vastese meno forte degli altri anni, pesa, si è visto. Andrea, e poi è vero che i punti non sono tanti, e ha ragione probabilmente Amaulo quando dice che forse qualche giocatore deve ancora andare al top della condizione, perché poi il Pineto, se vuole giustamente lottare per le alte posizioni di classifica, deve anche diluire un po' la preparazione e arrivare poi alla fase primaverile, ammesso che ci arriviamo, speriamo di sì. In buone condizioni. Sì, l'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che siamo inizio stagione, bisogna lavorare tutto quello che vogliamo, vai a Vasto e ci può stare di perdere, però che il verdetto sia stato così nitido e il risultato forse anche un po' stretto, e anche lo stesso Amaulo ha riconosciuto i meriti della Vastese, e questo insomma deve fare un po' riflettere, perché evidentemente il Pineto non è stato assolutamente all'altezza della situazione, come si dovrebbe convenire a una squadra che vuole lottare per le alte sfere. Quindi ci può stare perdere la prima con Notaresco, ok, in casa, però Notaresco è una squadra forte. Poi la vittoria col Castelnuovo è arrivata alla fine e un minuto prima o due minuti prima Lovisa aveva colpito un palo, quindi voglio dire, ci sono dei segnali che dicono che il Pineto si deve lavorare e deve farlo anche tanto, perché deve dare dei segnali migliori al fine di essere competitivo con chi già in questo momento si trova in vetta. Quattro punti sono nulla perché siamo ad inizio della stagione, però mi ha colpito il fatto che oggi il Pineto sia perso, ma il verdetto è assolutamente nitido, cioè il Pineto oggi non è che ha avuto tante palle gol, ha giocato bene, è stato sfortunato, oggi ha chiaramente meritato di perdere, e quindi da qui bisogna ripartire per fare decisamente meglio. Oh, peraltro oggi era, diciamo, anche Andrea, un derby da festeggiare prima e anche dopo, sì. Era anche il compleanno del presidente del Pineto Brocco, che certamente non sarà stato contento poi di come la sua squadra ha risposto in campo, e comunque gli auguri li facciamo, anche se magari
non è complice anche l'1-0 di Vasto. Non è, c'è stata anche la conviviale pre-gara. Sì, sì, c'è stata anche la conviviale pre-gara. E sta contento Bolami, che il presidente Bolami, il presidente lavastese, che oggi abbiamo visto, sono fatti la foto insieme, hanno mangiato insieme, due dirigenze. Esatto. Ma è come è normale che avvenga. Poi alla fine sono stati più contenti, è stata più contenta la parte aragonese decisamente sì. Va bene, noi no, ci fermiamo. Attenzione, perché scusami, sì, noi vedremo dopo il prossimo turno, ma domenica c'è un altro test per il Pineto, che ospita la Recanatese, quindi insomma sì, sì. Lì qualche risposta in più il Pineto dovrà darla, assolutamente. Noi ci fermiamo per la pubblicità, anticipiamo un po', perché poi seguiremo il fischio d'inizio di Teramo Casertana. Non cambiate canale, restate con noi. Eccoci rientrati di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone. Allora, sono le 20:25, mancano 5 minuti al fischio d'inizio di Teramo Casertana. Abbiamo dato prima le formazioni, andiamo in collegamento con Ania Cantagalli, che seguirà per noi la partita. Ciao Ania, insomma, nel Teramo tutto confermato rispetto alle indicazioni della vigilia, Bombaggi out dentro Mungo, qualche problema invece per la Casertana? Sì Jacopo, buonasera a voi, tutto confermato nel Teramo, come hai detto prima tu, Bombaggi non va neanche in panchina, è in tribuna per quel problema alla schiena che insomma ieri aveva anche anticipato l'allenatore Massimo Paci per far intendere insomma che la sua presenza era in dubbio, così è. C'è Mungo al suo posto, che parte titolare per la prima volta in stagione in campionato, nella Casertana che ha vissuto insomma una vigilia un po' movimentata per i noti problemi dei tamponi che sono stati insomma ripetuti nelle ultime ore dopo la mezzanotte per quel caso di positività che era emerso nella giornata di ieri. Un match non facile quindi per la Casertana, che ha giocato finora soltanto due gare, due pareggi, l'ultimo in ordine di tempo è stato il 3-3 contro la Ternana. Sono assenti Origlia e Castaldo, ma sono assenze conclamate, cioè che erano già note. Castaldo tra l'altro è assente ormai da alcune settimane per dei problemini fisici, tra l'altro lui che con l'ASIC è stato compagno di squadra e visse quel brutto infortunio di l'ASIC nel 2017 quando entrambi giocavano nell'Avellino. Le ultime assenze in ordine di tempo sono Santoro, Salvatore e non il giocatore del Teramo, e Fedato, che quindi magari potremmo farle ricollegare insomma a questi casi dubbi e di positività al Covid che sono emerse nelle ultime ore. Nel Teramo non ci sono, come noto, né Soprano né Minelli per infortunio, out di Aghité per squalifica, e quindi tornerà a disposizione Potenza. C'è anche curiosità per vedere se il Teramo avrà lo stesso approccio che ha avuto a Bari e a Monopoli, cioè di aggressione subito sugli avversari e magari anche di vantaggio, come è accaduto appunto nelle ultime due trasferte giocate dalla formazione di Paci, che torna al Bonolis dopo queste due gare lontano da casa e dopo quella gara d'esordio contro il Palermo proprio al Bonolis, che ha portato la prima vittoria ai biancorossi. Ok, faremo qualche salto da te ovviamente da qui fino alle 21:05, quando chiuderemo la trasmissione. Ovviamente se hai gol puoi attivare assolutamente l'audio e poi darci il cambiamento di risultato tra poco. Dunque Teramo Casertana, intanto il Castelnuovo continua a stupire. Vinto anche oggi, ce lo andiamo a vedere il tuo servizio. Stefano Recanati, Castelnuovo Agnonese 2-1. In dubbio fino all'ultimo, mister Guido Di Fabio opta per il 18enne proveniente dalle giovanili del Pescara Akbonifo come sostituto di D'Egidio, che acciaccato si accomoda in panchina. Tribune invece per Ferri e Titone non al meglio, oltre a Lungo De Gente Gentile. Per il resto confermata per 10 undicesimi la formazione che ha sbancato il quinto Ricci di Aprilia, con Sbarbati a guidare l'attacco nero-verde. Nell'Agnonese alle prese con il cambio di società che verrà ufficializzato nei prossimi giorni,
giorni e per cui è prevista una vera rivoluzione, il confermato Stefano Sinigagliesi manda in campo dal primo minuto ben 7 under titolari, scegliendo un modulo speculare ai padroni di casa. Assente per squalifica Sangare Ali. Dirige l'incontro il fischietto romano Alessandro Silvestri. Primo quarto d'ora senza emozioni fino al 18° minuto, quando Di Ruocco in ripartenza viene atterrato con un fallo da dietro ad opera di Imo, che viene ammonito tra le proteste della panchina di casa che chiedeva il rosso. Costantemente in avanti i teramani provano a farsi vedere in avanti con Akbonifo, che al 20° perde il tempo per impattare la sfera con l'azione che sfuma in un nulla di fatto. L'Agnonese fa una partita corta cercando di sfruttare gli errori di impostazione dei neroverdi, oggi in completo bianco. Al 26° Emili, il più attivo dei suoi, è bravo a trovare spazio tra le linee, ma la sua conclusione si perde alta sulla trasversale. 10 minuti e si fanno vedere gli ospiti, errore in uscita di Terrenzio che regala una punizione pericolosissima dal limite dell'area di rigore agli alto molisani. La punizione è affidata al mancino di Chiavazzo, che non inquadra la porta. Al 40° cambia il parziale, Di Ruocco sulla sinistra mette in mezzo trovando la spizzata di Emili, che beffa sul palo corto un incerto Landi, con i giocatori che poi vanno tutti ad abbracciarsi davanti la panchina di mister Di Fabio. 2 minuti e Sbarbati va vicino al raddoppio, azione insistita del 9 di casa che prova il destro forte incrociato, deviato in angolo dal portiere che si riscatta. Nella ripresa subito in avanti i padroni di casa con il neoentrato De Gidio, che ha sul destro il pallone del 2-0, ma l'esterno di casa calcia male da 2 passi. Continua a macinare il gioco il Castelnuovo ed è molto attivo Sbarbati, bravo ad andare uno contro uno verso la porta e servire Di Ruocco, ma la conclusione di quest'ultimo lambisce la traversa. Al 19° il pareggio dell'Agnolese, azione viziata da un fallo di mani di Immo non ravvisata dal direttore di gara, poi la sfera termina sui piedi di un giocatore granata che colpisce il palo e Casimiri, nell'intenzione di spazzare, deposita il pallone nella propria rete. Ma il pareggio dura solo 60 secondi, De Gidio dalla destra entra in area di rigore e viene atterrato, questa volta nessun dubbio per Silvestri che indica il dischetto, dagli 11 metri è perfetta l'esecuzione di Massimo Loviso che spiazza Landi e mette a segno la sua terza rete in stagione. Alla mezz'ora disattenzione della retroguardia di casa, sanguinoso retropassaggio di San Severino che mette Imo davanti a Natali, ma incredibilmente l'attaccante molisano mette la sfera fuori. Ma in pieno recupero al 47° che l'Agnonese ha la ghiotta occasione per pareggiare, da azione d'angolo si accende una mischia in area di rigore sbrogliata sulla linea da un salvataggio provvidenziale di Loviso. Al triplice fischio finale, dopo 6 minuti di recupero, gioia in casa Castelnuovo che si gode il terzo successo in 4 gare ed il secondo posto solitario dietro alle grandi del campionato. L'Agnonese è alla quarta sconfitta in altrettante gare in attesa dei rinforzi annunciati dalla nuova proprietà. Tra poco sentiremo le interviste, ma adesso, ma praticamente l'inizio delle partite sono diventate la zona Teramo, perché se a Bari ci aveva pensato Bombaggi, a Monopoli ci aveva pensato Ilari, in casa con la Casertana Luca Iotti, Ania. Sì, esatto Jacopo, dopo 3 minuti dall'inizio della gara, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Iotti è riuscito a svettare più in alto di tutti, anche grazie con la complicità della difesa della Casertana, che si è persa insomma il difensore del Teramo ed è riuscito ad indirizzare di testa il pallone alle spalle di Dekic per il vantaggio del Teramo. Dopo 3 minuti di gioco quindi Iotti porta avanti il Teramo sulla Casertana. Esatto, l'inizio di gara, gli inizi di gara ormai sono a zona Teramo, è successo a Bari, è successo a Monopoli, è successo anche adesso contro la Casertana, che tra l'altro aveva cominciato bene subito in aggressione del Teramo, guadagnandosi anche un calcio d'angolo, poi dagli sviluppi di un'azione della formazione di Paci, subito un altro calcio d'angolo per il Teramo e poi il gol per l'appunto di Iotti per l'1-0 per il Diavolo. A te. Grazie, allora Teramo in vantaggio, comincia la grande questa gara del Bologna contro la Casertana, gol di Luca Iotti, dunque un difensore in gol, questo è per rispondere al messaggio di poco fa di un amico da casa che ci ha chiesto chi aveva segnato, Luca Iotti, dunque 1-0 quando siamo al 5° minuto del primo tempo. Tra un po' sentiamo le interviste Stefano, ma che cosa è, qual è il segreto di questo Castelnuovo? Forse aver cambiato poco dall'anno scorso. Dici? Quindi è... potrebbe essere. No, no. Perché comunque. No, è una cosa che ci può stare, ma normalmente uno penserebbe tutto il contrario. Cioè, se cambi poco da un campionato inferiore puoi avere dei problemi. Ma invece forse è proprio questa l'arma vincente del Castelnuovo. Si sta creando serenità e entusiasmo intorno a tutta la società. Perché poi vediamo anche fuori dal campo
che sono sempre presenti in tutti quelli che rappresentano la società, e forse proprio questo, essere tutti intorno alla squadra, è l'arma vincente per ora. Sì. Perché poi anche col Pineto non meritavano di perdere, quindi forse... Oh, era impredicato di giocare Titone, non lo ha fatto. No. E quindi è una squadra che ancora deve inserire totalmente tutti i tasselli. Sì, perché poi D'Egidio, che non ha giocato titolare per un fastidio muscolare, è entrato poi poco all'inizio del secondo tempo e si è guadagnato il rigore. Quindi anche lui non è nel pieno della forma, però si fa vedere sempre. Titone deve entrare ancora in campo e far vedere le sue capacità, che conosciamo tutti. Gentile alle prese con il recupero da una frattura del setto nasale. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Una considerazione: incontrare l'Agnonese adesso è vittoria quasi certa. Non sono d'accordo. Nel senso che, come ha detto poi, sentiremo Senigalliesi, questa volta abbiamo giocato per 90 minuti, è vero, le prime tre partite abbiamo giocato solo pochi minuti e poi adesso abbiamo giocato 90 minuti. Loviso ha salvato un gol fatto sulla linea al 96esimo. Ci sarà una rivoluzione, perché è arrivata una nuova società, porteranno giocatori nuovi e non credo che adesso l'Agnonese resterà quella squadra su cui puoi far punti scontato. Andrea, da questa partita vanno tratte comunque delle valutazioni, oppure il prossimo trittico Castelfidardo, Montegiorgio e Matese potranno darci un'idea più chiara di quella che sarà il campionato del Castelnuovo, che secondo me comunque in zona playoff, dai, se la mettiamo lì non è che diciamo una eresia. Sotto sotto io sono convinto che la dirigenza ci pensa, però è una neopromossa, quindi deve fare un campionato con la salvezza diretta, tranquilla da conquistare, che è l'obiettivo primario, e poi vediamo. Chiaramente l'inizio, ecco, ci dice che questa squadra si è fatta trovare pronta a fare un campionato comunque nel quale può ottenere questa salvezza in anticipo, perché pronti via si va a Fiuggi, squadra forte, campo ostico, e la squadra vince. Poi insidia il Pineto, va in trasferta ad Aprilia, che è una trasferta contro una squadra un po' più in difficoltà, 4 gol segnati. Oggi un'altra vittoria, la prima casalinga, 9 punti, a un punto dalle 3 che sono in vetta. Ecco, diciamo che questo è fieno in cascina per i momenti più difficili. E poi, come ha detto Stefano, c'è un Mario Titone da mettere nel motore, c'è uno Sbarbati che ancora non stiamo vedendo ai suoi livelli, deve ancora sbloccarsi, quindi questa squadra sembra che possa avere ancora dei margini di miglioramento per fare un campionato non da comprimaria, ma magari per, se questi miglioramenti ci saranno, magari anche per lottare per qualcosa di più ambizioso. Però la cosa che mi ha colpito è che il Castelnuovo è arrivato pronto al debutto, e ricordiamoci il lavoro fatto quest'estate, quando da subito i giocatori sono stati richiamati, con Maurizio Di Renzo sono stati fatti dei ritiri, o meglio dei check-up propedeutici poi all'inizio del ritiro vero e proprio. Cioè questa squadra e la società si sono preparate da compagine di categoria superiore, e il fatto che siano arrivati così pronti i giocatori in queste prime giornate lo dimostra. Pur essendo l'organico composto da tanti giovani, sì, c'è Loviso, grande inizio di stagione, c'è un Titone ancora da mettere nel motore, ci sono giocatori importanti, lo stesso Terrenzi è una garanzia in Serie D, però ci sono anche tanti debuttanti che sono arrivati tutti pronti con grande entusiasmo a questa Serie D. Quindi, ripeto, ci sono anche dei margini di miglioramento, se ci saranno Castelnuovo può ambire. Oh, ci ascoltiamo le voci dagli spogliatoi, raccolte proprio da te, i due tecnici. Mister Di Fabio, ce l'avevamo detto in settimana, non era una partita semplice, e questo si è rivelato poi nei 90 minuti. Settimana prepariamo le cose, diciamo, e poi la domenica si verificano, quindi
stato così per tutta la partita, che è stata fatta nel modo giusto dai miei ragazzi, però poi quando magari hai delle occasioni clamorose, non le fai, non chiudi la partita, ti può capitare sempre l'episodio che te la fa riaprire. Così è stato, lo siamo stati subito bravi, cattivi nell'occasione del secondo gol, del rigore subito dopo il loro gol, poi dai, diciamo che alla fine l'abbiamo controllata abbastanza bene, anche se non l'abbiamo chiusa. Le strappo un sorriso. 3 vittorie su 4 partite giocate, secondo posto solitario. Guarda, neanche la sola classifica, mi sono incavolato dentro col mio direttore perché mi dava i risultati di quelle che stanno davanti e io gli ho detto: te sei imborghesito pure tu, perché tu devi guardare i risultati di quelle che hanno fatto dietro. Ha detto: perché questo è, sì, ci fa piacere, star lì è sicuramente una bella soddisfazione, però il nostro campionato non cambia, noi dobbiamo continuare a giocare, ad affrontare l'avversario di partita in partita e cercare di trarre il meglio da ognuna di esse. Mister Sinigagliesi, si è iniziato a vedere l'Agnonese in mezzo al campo dopo le prime uscite, oggi una buona partita, peccato per quella in Genitua quando avete raggiunto il pareggio, c'è stato questo rigore e poi siete arrivati anche un soffio dal pareggio con quel salvataggio sulla linea. Sì, di domenica in domenica aumentiamo i minuti della battaglia, prima finivamo dopo mezz'ora le partite, adesso siamo arrivati al 95esimo, quando avevamo rimesso a posto le cose abbiamo ripreso subito questo gol che poteva comunque demoralizzarci definitivamente, invece abbiamo reagito, abbiamo continuato a lottare e a costruire qualcosa di positivo, ci voleva quel pizzico di fortuna che abbiamo perso nelle due occasioni clamorose, quella di Jeffrey solo davanti al portiere e l'altra alla fine al 93esimo che è stata rocambolesca come salvataggio, però la squadra ha fatto bene, ha lottato, ci ha messo tutto quello che poteva contro un avversario di ottimo livello e quindi ripartiamo da una buona prestazione, fiduciosi, consapevoli che il nostro cammino sarebbe stato difficilissimo all'inizio, contiamo di recuperare con il tempo. Oh, molto interessante, tu gli volevi strappare un sorriso a Guido Di Fabio e lui l'ha strappato a te, sì, sì. Perché ha detto: beh, insomma, adesso tutti guardano la classifica in alto, cosa hanno fatto in cima alla classifica, oh, occhio, calma. Ci ha tenuto a riprendere anche il suo direttore, sì, che sì. Gli stava facendo vedere i risultati delle tre davanti, invece ha detto: no, dobbiamo pensare, tenere i piedi ben saldi per terra, dobbiamo salvarci. Ma e questo secondo me adesso lo spirito del Castelnuovo. Assolutamente, c'è un episodio della Moviola, certo. Ci vuoi far vedere, perché il gol dell'Agnonese, ma secondo me è visato da un fallo di mani netto ed è questo. Ok, poi la sfera finisce un suo compagno di gioco, il palo, una deviazione, l'autogol, sì, l'autogol. Però secondo me il fallo di mani, poi lo vedremo al rallentatore, qui è netto, eccolo, uno, eccolo. Clamoroso. È clamoroso. Cioè, è clamoroso, sì, è un errore. È un errore madornale del direttore di gara. Beh, non una bella gara, giornata io sto per gli arbitri. Sì, te lo dico io, il direttore di gara era il signor, eccolo, vediamo subito, Alessandro Silvestri di Roma 1. Ok, certo che... oggi non sono andati. Ma no, ma anche settimana scorsa noi avevamo fatto, eccolo, vedere, guarda, cioè noi avevamo fatto vedere le immagini anche di Pineto Vasto Girardi con due falli di mano netti, poi abbiamo visto quello di Notaresco Fiuggi che non era, ma insomma è vero che anche in Serie A hanno tanti problemi con i falli di mano, però insomma Vedremo, speriamo che le cose migliorino. Poi a fine partita c'è stato un colloquio tra l'ispettore di gara, no? Che vanno a vedere la partita la domenica, con la terna arbitrale, sono stati a colloquio 10 minuti, chissà se non avrà fatto notare anche questo episodio. Va bene, chiudiamo il giro dei servizi con il pareggio molto importante del Giulianova, Tolentino 1-1, vediamo. Ritorna al della vittoria la formazione cremisi, che quest'oggi può contare sulla presenza di 600 spettatori, ovviamente distanziati, contro i giallorossi abruzzesi del Real Giulianova. Mister Mosconi può contare sulla briola, mentre deve fare a meno di Alessio Rucci, che a causa di un risentimento muscolare in maniera precauzionale viene portato in panchina. Fuori ancora Minnozzi, Ruggeri e Marcantoni. Mister Mosconi quest'oggi schiera un 4-1-3-2 con Pagliari che fa da raccordo tra difesa e centrocampo. In avanti la coppia di attaccanti Padovani e
Pier Federici. Il trainer abruzzese invece si affida al consueto 4-4-2 con in avanti Pedalino e Alex Forcini, non disponendo di Antonelli e Balducci. Prima parte della gara che solo la via senza alcun sussulto al nono, manovra elaborata dai padroni di casa, dal limite Capezzani impegna Amadio che in due tempi riesce a fermare. Al ventesimo occasionissima ospite Francesco D'Angelo, dalla sinistra pennella il pallone per la testa di Alex Forcini che però mette il pallone addosso all'under portiere della formazione Cremisi Giovanali. Al 33esimo ottima progressione di Giorgio Pagliari, supera come birilli un paio di avversari, poi però il capitano del Grosso lo stende e cartellino giallo ai danni appunto del capitano della formazione giallorossa. Al 38esimo l'occasione più ghiotta di tutta la prima frazione per passare in vantaggio sciupata dalla formazione ospite, ancora Alex Forcini il cui diagonale dalla destra verso la sinistra finisce di un nulla fuori dallo specchio della porta dei padroni di casa. Nella ripresa si ritorna in campo con gli stessi effettivi dei primi 45 di gioco, dopo 7 minuti di partenza Cremisi, Severini palla al piede, si porta in avanti, prova una conclusione al giro che però termina fuori bersaglio. 4 minuti più tardi il primo cambio della partita, fuori Pier Federici e dentro Nian, è proprio il giovane neo entrato a sbloccare il risultato al 13esimo, punizione per i padroni di casa, Severini mette dentro l'aria, prima la conclusione di Labriola viene ribattuta e recupero del neo entrato che tocca di quel tanto che serve per mettere il pallone nel sacco alle spalle del numero 1 abruzzese. Al 23esimo punizione giallorossa, batte capitan del Grosso, un difensore Cremisi si rifugia in angolo. Al 25esimo sapientemente lanciato verso l'area di rigore dei padroni di casa, Forcini viene anticipato ancora una volta dall'estremo difensore Cremisi, preme la formazione ospite. Al 35esimo spiovente dalla destra, Forcini anticipa a Gallozzi, pallone che però termina sul fondo. Al 38esimo pareggio ospite, Pagliari si infortuna nella zona centrale del campo, l'azione continua, alla fine l'inzuccata di Barlafante ristabilisce la parità. Al 41esimo ancora un'opportunità per gli ospiti con Cipriani che viene fermato quasi sulla linea con il pallone che finisce sul fondo, finisce quindi con il risultato di parità sostanzialmente giusto. Ovviamente il colore giallo-rosso non porta bene alla formazione Cremisi che dopo la gara interna di 15 giorni fa contro la Recanatese divide la posta in palio anche oggi con i giallorossi abruzzesi. Non è stata una partita brillante, il primo tempo è stato un primo tempo sporco, ma da ambo le parti, perché non è che loro ci hanno avuto occasioni. Il secondo tempo abbiamo preso un bio diverso, l'abbiamo messo in là, siamo riusciti a fare cosa, a sbloccarla. Dopo sinceramente il pareggio giusto perché l'abbiamo pure pagata un attimino a livello fisico. L'abbiamo pagata un attimino a livello fisico, non ci ho avuto. Non sono stati bravi magari a chiudere, però non è che ci abbiamo avuto occasioni clamorose. È stata una partita sporca, pareggio alla fine. Giusto, ma loro tutto sommato sono una squadra esperta, noi siamo tutti ragazzini, loro bene o male sì, non con grande vigore fisico, ma tutta gente che ha giocato, a gestione da partita l'hanno fatta bene. Io direi che il risultato secondo me è molto bugiardo, perché comunque nel secondo tempo soprattutto abbiamo avuto tantissime occasioni, io ne conto almeno 3 sicure. E poi abbiamo avuto un'altra grossa occasione con la parata nel primo tempo con i piedi al portiere del Tolentino, dove la sfortuna ci ha voltato un po' le spalle, perché purtroppo questa squadra qui io insomma, la seguo relativamente, però mi sembra che è una squadra che sta giocando. Io ho avuto già la percezione durante la settimana collaborando con mister del Grosso, perché hanno lavorato molto bene e sicuramente c'erano i presupposti per poter vincere la partita oggi, perché noi siamo venuti qua comunque per cercare di fare il risultato grosso, considerando che comunque il Tolentino ha 7 punti e io conosco mister Mosconi perché abbiamo fatto anche il corso allenatore insieme, quindi so le sue capacità quali sono, però oggi devo dire veramente che se c'è una squadra che doveva vincere eravamo noi. Oh, queste erano le parole di Beppe Di Cuonzo, responsabile dell'area tecnica del Giuliano, perché come sapete dopo il rosso di domenica scorsa del Grosso Perico era squalificato. Andrea, in apertura di trasmissione ci hanno scritto ottima prova di Cipriani, un Barlafante che altissimo non è, che però fa un gran gol di testa in girata, insomma qualcosa, alcuni elementi validi su cui lavorare, anche giovani questa squadra ce li ha.
Sì, parlava Jacopo. Jacopo. Sì, scusami Andrea. Jacopo. Sì. Il 2-0 del Teramo, 2-0 del Teramo con Ilari che al 21esimo ha segnato appunto il raddoppio per i biancorossi da un'azione che si è sviluppata sulla sinistra con Costa Ferreira, il pallone leggermente toccato di testa da Pinzauti e poi bravo Ilari quasi in acrobazia a metterlo sul palo più lontano, a mettere il pallone sul palo più lontano per il raddoppio del Teramo. Teramo che poco fa era andato già vicino al 2-0 con un gol divorato, con un'occasione divorata da Mungo solo davanti al portiere, si è fatto però ipnotizzare da Dekic. Adesso 2-0 è grazie a Ilari. A te. Sì, praticamente segnano solo i giocatori che iniziano con la I, speriamo non segni Zillo nella casertana. Però la buona notizia, doppio vantaggio del Teramo dopo Iotti, adesso il raddoppio 2-0 di Ilari. Andrea, ti ho interrotto. Sì, abbiamo detto di Barlafante, autore del gol, di Cipriani, ma io ho visto e anche nel pomeriggio ho ascoltato tante azioni con protagonista Forcini, magari non sempre fortunato o preciso, ma estremamente attivo. E insomma, va bene Cristiano Del Grosso, va bene Ranellucci, va bene Danna, però al di là di questi tre giocatori molto esperti è il Giulianova dei giovani e non può essere altrimenti. Mancava oggi, mi pare, Balducci, però è un Giulianova che deve appoggiarsi alla sfrontatezza, al talento di questi ragazzi, perché è lì che si può trarre la linfa per una risalita in classifica, perché la classifica, siamo anche in questo caso agli inizi, però quando sarà tolto il punto di Vasto, quello di oggi resterà il primo punto in classifica del Giulianova. Ed è chiaro che questa squadra ha bisogno di fare risultato soprattutto tra le mura amiche, perché il Fadini è un fortino, questi sono punti che fanno bene, sono prestazioni che fanno bene in trasferta, però il Giulianova dovrà iniziare a cambiare marcia soprattutto in casa, perché è lì che costruisce i propri campionati la squadra di Federico Del Grosso. Per farlo, oltre all'esperienza di quei calciatori, serve il talento, la sfrontatezza di quei giocatori che abbiamo citato, e poi servirà anche un centravanti che inizi a far gol. Uno tra Mitta e Pedalino deve iniziare a far gol, perché altrimenti sarà dura. Oh, a proposito Andrea, di Del Grosso, non Federico ma Cristiano, lo abbiamo visto che ha fatto tanto discutere la sua posizione in campo, oggi l'abbiamo visto con la maglia numero 3 giocare, sì, in quella che è la sua posizione naturale. Sì, è così. Adesso i maligni diranno: ah, hai visto che rimettendo Del Grosso terzino sinistro arrivano i risultati. Sì, però è vero anche che il fratello Federico non penso sia masochista, evidentemente aveva individuato delle problematiche per cui ha ritenuto opportuno metterlo un po' più in avanti. Oggi è tornato al suo ruolo, peraltro mi pare abbia preso un cartellino per un fallo su Pagliari, figlio di Giovanni Pagliari, però bene così. Per il resto non è che possa dire granché, perché non ho altri riferimenti sulla prestazione di Cristiano Del Grosso, che però ha giocato nel ruolo che gli è più evidentemente congeniale. Cinzia Albalonga, Atletico Porto Sant'Elpidio e Pineto saranno i prossimi tre appuntamenti del Giulianova. Torniamo adesso al Bonolis, un paio di minuti di cronaca con Ania Cantagalli. Ania, per questo primo tempo che si mette davvero in discesa per il Teramo, avanti 2-0 col Diotti e Ilari. Sì, siamo nel corso del 24esimo di questo primo tempo, sempre 2-0, come dicevi tu, del Teramo sulla Casertana. Teramo che ha avuto, oltre ai gol, anche altre occasioni. Vi avevo descritto quella di Mungo al 18esimo, poco prima del gol di Ilari, occasione veramente divorata da parte del centrocampista del Teramo. Ma anche al 13esimo la formazione di Pace era andata vicina al raddoppio con Iotti, che è stato bravo a recuperare il pallone e poi a lasciarlo per Costa Ferreira, e poi subito in mezzo il pallone per Pinzauti, che però ha trovato Dekic a negargli il gol. Casertana che
che non sta rinunciando a venire in avanti, ma dopo il gol del 2-0 insomma ha accusato un po' il colpo alla formazione di Guidi, con il Teramo che sta trovando Bacchi che prima non trovava molte linee di passaggio aperte per la formazione di Pace. Adesso la Casettana che prova a venire fuori dalla propria metà campo, ma ancora Teramo in pressione con questo tiro dalla distanza di Arrigoni, che però si spegne sul fondo, il tiro del capitano biancorosso senza problemi. Quindi Dekic guarda scorrere il pallone sopra la sua testa e non interviene, quindi ci sarà rimessa dal fondo per la Casertana. Formazione di Guidi che finora ha costruito solo un'occasione, se così si può chiamare, quando all'ottavo ha provato Cuppone dalla distanza ad impensierire Lewandowski, il tiro è stato deviato da Iotti. Lewandowski di controbalzo è riuscito a fermare la sfera, sembrava quasi beffato, poi invece il portiere del Teramo è riuscito comunque a fermare il pallone. Siamo adesso al 26esimo, sempre 2-0 del Teramo sulla Casertana. A te. Grazie, poi torneremo da te davvero in chiusura. Intanto diamo la buona serata a Luigi Di Fonso, direttore di Abruzzo Calcio Dilettanti. Ciao Luigi, ben ritrovato. Buonasera a tutti, ciao Jacopo. Allora, mentre vediamo i risultati e la classifica del campionato di eccellenza, poi vedremo a scorrere le immagini del successo della Delfino Flaccoporto, che si conferma capolista del massimo campionato regionale di calcio. Vediamo i risultati con l'anticipo Torrese Virtus Cupello 0-2, la sconfitta del Chieti, il rinvio della partita del Lanciano che doveva giocare ad Alba Adriatica, sì. La vittoria dell'Aquila a Nereto e il successo dell'Avezzano contro il Penne. Poi tutti gli altri risultati, vediamo la classifica e ti chiedo se a questo punto insomma qualche squadra tipo il Chieti che ha 7 punti e il Lanciano, è vero, deve recuperare la partita, è a quota 6, se alcune big fanno fatica ad ingranare la marcia. Guarda Jacopo, è ancora presto per dirlo, perché effettivamente diciamo come vedi il campionato, io sto aspettando in questo momento che intervenga Conte anche per sapere se andranno avanti. Certo che l'Aquila e il Delfino, Luigi, alle 21:30. Sì. E certo che comunque l'Aquila e il Delfino hanno subito scoperto le carte. Per quanto riguarda le grandi, comunque l'Avezzano insomma penso che si stia facendo onore. Per quanto riguarda Chieti e Lanciano, probabilmente ci sarà qualcosa da rivedere anche e soprattutto nei reparti d'attacco. Quello che ci confermano questa sesta giornata è comunque che 27 reti in 9 partite ti fanno capire che insomma bene o male tutte le squadre sono ben fornite davanti, insomma hanno degli attacchi molto consistenti, e qualche difesa e qualche squadra. Scusa Luigi, ti interrompo perché Stefano, hai qualche aggiornamento sul DPCM? Sì, perché c'è forse una bozza scritta dal Messaggero poco fa e parla degli sport. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali di squadre riconosciute a interesse nazionale o regionale. Quindi per adesso l'eccellenza dovrebbe essere salvi i campionati. Temiamo per la promozione, naturalmente. Prima, seconda, vabbè, la seconda e terza categoria ancora non sono partite. Insomma, abbiamo paura che dalla promozione in giù ci arrivi lo stop. Io sto aspettando di sentire Conte prima delle anticipazioni che già avevamo. Poi tenete conto che Sibilia sul sito della Lega Nazionale Dilettanti aveva mandato una specie di appello, c'è questa sua lettera di non toccare assolutamente gli sport dilettantistici, perché non è lì che si creano i focolai di Covid, e noi naturalmente come Abruzzo Calcio Dilettanti insomma, siamo preoccupati. Per tornare al calcio giocato, Luigi, che insomma è quello che ci interessa. Che ce n'è, ci interessa maggiormente. Che cosa ti ha stupito di più di questa Delfino Porto Pescara? Guarda, diciamo che è una squadra molto compatta.
tantissimo. Io poi ho visto due partite del Delfino, devo dire che c'è molto entusiasmo in tutti i reparti. C'ha un presidente trascinatore, c'ha questo allenatore che insomma sembra come Remida, che come tocca un calciatore, come mette, come dire, mette in campo un calciatore, questo gli rende il massimo, e la resa fino adesso è sicuramente eccezionale. Tenete conto che siamo soltanto alla sesta giornata, ma insomma se queste sono le carte del Delfino e l'Aquila, insomma sono le squadre deputate ad arrivare sicuramente in testa. Devo anche dirti che per quanto riguarda l'eccellenza molisana, ecco, oggi noi oggi ci siamo sentiti e mi ha dato una curiosità, perché l'eccellenza molisana ha una rappresentante che storicamente è abruzzese, che è abruzzese, eh? Abbiamo due rappresentanze, la Fidelis che è di Alfedena, che oggi ha vinto proprio il derby, ha vinto il derby contro il Castel di Sangro, che resta a zero punti purtroppo, una squadra tanto blasonata, noi ce lo ricordiamo, stava in Serie B, e purtroppo adesso insomma si sta cercando di recuperare con i giovani. Io credo che Marcaccio stia facendo un buon lavoro, purtroppo il risultato non è arrivato neanche adesso, però devo dire che nelle prossime, nei prossimi incontri troverà sicuramente squadre più alla sua portata, e quindi forse il Castello si toglierà da quella bruttissima posizione ultima a zero punti, mentre la Fidelis è salita a 5 punti e deve recuperare anche una partita, quindi diciamo che l'Alfedena veramente si sta comportando molto bene in campo. Oh Luigi, tra poco vedremo, anzi vediamo subito il prossimo turno, intanto vi do l'aggiornamento dall'Olimpico di Roma, il posticipo, il Benevento in vantaggio sulla Roma, 1-0, gol di uno insomma che da queste parti conosciamo bene come Gianluca Caprari. 2? No, uno. Mi hai fatto sapere il fantacalcio. Ah, perché c'era il fantacalcio. Ecco, non mi parlare di fantacalcio. Però, tra Belotti e Simeone ho fatto un disastro. Però c'è un Mirante, quindi. Quindi da una parte prendi, da una parte togli. Lascia perdere il mio avversario. Belotti e Simeone hanno fatto una valanga di gol. Vediamo il prossimo turno di eccellenza. Luigi, vediamo. Allora, Avezzano Virtus Cupello, Casal Bordino Torrese, Chieti Nereto, Delfino Flacco Porto contro l'Alba Adriatica. Andrea? Non si gioca. Non si gioca perché, esatto, sì, questa verrà rinviata. Okay. Tieni conto che la partita con Lanciano è stata rinviata al 4 novembre, è possibile che poi subito dopo, insomma, si cercherà di recuperare i primi di novembre anche questa partita. L'Aquila Penne, Lanciano 2000 calcio a Questapone, Nero Stella di Capistrello, Angolana Bacigalupo, San Buceto Spoltore, Villa Ponte Pomano. Che ti aspetti? Allora, Avezzano Virtus Cupello sarà una partita bellissima e sono convinta anche con tanti gol. Il Chieti, anche se incontra il forte Nereto, ma credo che abbia tutte le motivazioni per tornare a fare i punti. L'Aquila incontra il povero Penne, che insomma sta giù in classifica, e l'altro bell'incontro, secondo me sicuramente da seguire, sarà quello dei Nero Stellati. Grazie Luigi per essere stato. Ah sì, scusami Andrea, ti ho interrotto. Avezzano Virtus Cupello sarà il. Vabbè, Avezzano Virtus Cupello, Luigi, ti dico che la partita è Andrea Costantini. Benissimo. È la partita sua proprio, gli piacerebbe farla, però. Virtus Cupello è terza, l'Avezzano è una delle candidate, è un gran confronto. Sì, sì, sì. E poi sono due squadre che comunque segnano sempre, quindi anche la prossima giornata vedrete, arriveremo a contare bei gol. Grazie Luigi per essere stato con noi, buon lavoro, grazie a tutti i colleghi, grazie a te e a tutti i colleghi di Abruzzo Calcio Dilettanti.it per sapere tutto quello che accade nel calcio regionale, insomma speriamo che regionale non solo, perché si parte dalla Serie D per poi scendere. Insomma, speriamo, siamo in attesa. Stai aprendo l'app Lega Fantacalcio, vergognati. Ti ho visto con la coda dell'occhio. Secondo me Andrea Costantini, che ha il telefono in mano anche, manco solo io. Torniamo al Bonolis per vedere, siamo al 34esimo del primo tempo, l'ultimo collegamento con Ania Cantagalli. Ania. Sì, sempre 2-0 Teramo Casertana al Bonolis, gioco che è stato fermo per un paio di minuti, forse anche qualcosina in più, per un brutto infortunio che ha riguardato Matarese della Casertana. Dopo uno scontro con Costa Ferreira è rimasto a terra dolorante per un infortunio al ginocchio sinistro, insomma sembra una cosa seria, perché
il giocatore della Casertana è uscito in barella, poi è andato direttamente negli spogliatoi, al suo posto è entrato Varesanovic, quindi cambio obbligato, primo cambio obbligato per la formazione di Guidi, con Matarese che dunque ha già lasciato la gara. Dal punto di vista delle occasioni, alla mezz'ora il Teramo ha sfiorato il tris con un bel diagonale da fuori area da parte di Pinzauti, che si è spento di un soffio fuori dalla porta difesa da Dekic, ma comunque altra occasione da annotare per il Teramo, che sembra almeno fino a questo momento in controllo del match. Dopo il 2-0 la Casertana, come vi dicevo prima, ha accusato un po' il colpo dal punto di vista psicologico, non è riuscita fino a questo momento a rispondere in maniera concreta alle reti del Teramo e comunque alla buona prestazione che sta mettendo in campo fino a questo momento la formazione di Paci. 36esimo, sempre 2-0 al Bonolis tra Teramo e Casertana. Grazie Ania, noi ci salutiamo qua perché dobbiamo chiudere, ovviamente tu continuerai a seguire la partita, poi ovviamente i servizi e interviste le trovate sul nostro canale YouTube, anche su nei nostri telegiornali. Ci salutiamo con una notizia shock, cioè Stefano Recanati non ha messo Caprari, non l'hai messo titolare. No. No, infatti è adombrato e invece hai scelto al posto di Caprari chi? Mertens, Morata e Quagliarella. Non è andata malaccio. Ci salutiamo con una sequenza fotografica che ci ha mandato, mi ha mandato poco fa, proprio il presidente della Vastese, Franco Bolami. Ecco qua, con il presidente Brocco, che oggi compiva gli anni, di nuovo auguri. Peraltro foto corredate da un messaggio che mi ha mandato il presidente Bolami, che saluto e che ringrazio. Noi abbiamo vinto prima, l'amicizia è una grande cosa, ci ha scritto. Un saluto a tutti, noi salutiamo i due presidenti che oggi, ovviamente, per 90 minuti, insomma, ognuno tirava per la sua squadra ed è giusto che sia così, però prima e dopo, come è normale che sia, hanno festeggiato. È davvero tutto, grazie a Stefano Recanati. Grazie. Ciao Stefano. Ciao, ciao. La prossima volta mi raccomando la formazione Caprari. Vediamo. Hai pensato con la Roma. Vediamo. Andrea! Andrea, sì. Come va il fantacalcio? Io quest'anno anno sabbatico. Sabbatico, quindi niente. Per dopo le ultime fatiche. Quindi sì. Sono tornato io, sei uscito te. Esatto. Va bene, ma è un disastro. Grazie Andrea per essere stato con noi. Ciao. Ovviamente Andrea lo ritroverete martedì. Non ci sarà Pro Teramo, che slitta di 24 ore al mercoledì, perché ci sarà Potenza Teramo, che vi racconteremo mercoledì, peraltro in contemporanea con la Champions, con Inter Borussia Mönchengladbach, sembra fatto apposta questo calendario. Quindi martedì c'è Andrea Costantini con Venezia Pescara, diretta stadio. Sì. Pro Teramo slitta al mercoledì per vedere com'è andata a Potenza. Grazie. C'è sempre Maurizio da qui. Certo, assolutamente sì. Grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie a tutta la squadra di TV6, a Loris Bennato, Claudio Di Giacomo, veramente a tutti, Roberta Di Sante, Paolo Renzetti, sono stati come al solito eccellenti. Ci vediamo domenica prossima, 19:30, l'Abruzzo del Pallone, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.